Carissimi amici, una buona giornata di nuovo a tutti da Roberto. Ricominciamo con una nuova Super Game 2000, la numero 7, altra cassettina meravigliosa. Che emozione quando, mi ricordo ancora quando arrivavano i genitori ogni tanto con una nuova cassettina che ce la trovavamo davanti. Sono ancora emozionato tanto come 30 anni fa, alla faccia di chi ogni tanto sento dire che nelle collane dell'edicola mettevano solo le porcherie, o perlomeno mettevano i bei giochi, quelli che contavano solo nei primi numeri. Assolutamente non è vero, non sono d'accordo. Le porcherie c'erano perché i giochi per Commodore 64 erano migliaia e migliaia, e penso che era inevitabile, ma c'erano anche i grandissimi capolavori. E in questa Super Game 2000 numero 7 partiamo subito con uno di questi, almeno secondo me. La vita. Allora, leggiamo brevemente come sempre la descrizione del libricino. Il gioco è diviso in 6 fasi che mostrano l'evoluzione della vita sulla Terra. Nella prima fase sei un'ameba che si nutre del plancton e sfugge ai batteri predatori. Nella seconda fase sei un girino che si nutre di minuscoli esseri in acqua infestate da cattivissimi pesci. Nella terza fase sei una talpa tutta indaffarata a raccogliere fragole e a difendersi in qualche modo da terribili serpenti. Nella quarta fase sei un castoro impegnato a costruire una diga con ramoscelli custoditi da mortali coccodrilli. Nella quinta fase sei un gorilla deciso a scacciare a colpi di arance fastidiose scimmiette. Nella sesta fase sei finalmente un uomo che difende la sua amata terra dall'attacco degli invasori galattici. Riuscirai a sopravvivere fino alla tremenda esplosione nucleare che distruggerà la terra? Infatti, perché anche qua c'era un finale con grande morale, che forse non si capiva esattamente da bambini, ma poi da adulti si riusciva a avere un quadro della situazione. Io questo gioco, come avrete già ben capito, l'ho amato come molti di altri, come dico spesso, sembra che li ho amati tutti, non è vero, alcune ci ho giocato veramente parecchio perché mi piaceva soprattutto anche l'idea, questa idea delle varie fasi evolutive della vita, dove si parte da una minuscola cellula fino ad arrivare all'uomo evoluto, fino poi a quello che potrebbe realmente accadere con troppa evoluzione e stupidità da parte delle persone. Basta morali, partiamo con il gioco. Joystick in porta 1, la vita. Premere spazio per iniziare. Musichettina allegra. Quante partite. E ancora una volta, dopo così tanto tempo, ritrovarsi davanti a queste schermate fa ancora il suo effetto. Ecco qua, già dalla schermata iniziale, vediamo i vari stadi della vita. Un'ameba, una rana, un topo, uno scoiattolo, gorilla, uomo evoluto. Queste le varie fasi evolutive che noi dovremo una alla volta andare a affrontare, partendo ovviamente dall'ameba, che adesso andremo a vedere in cosa si tratta il gioco. Selezioniamo i livelli, bellissimi livelli di difficoltà, non mi ricordo, intermedio, perché non è neanche difficile come gioco, o perlomeno non lo trovo difficile io perché ho giocato all'infinito. Qui noi semplicemente dobbiamo evitare di farci colpire dei batteri cattivi, raccogliendo le nostre sostanze vitali per far crescere l'amiba, evitando di morire. Potevamo schiacciare anche il bottone per renderci invulnerabili momentaneamente ai colpi, ma io l'ho schiacciato pochissimo e va tutto in bonus. Il primo livello era terminato, la prima fase evolutiva è andata. Livello 2, qua nel livello 2 ci siamo evoluti in una rana, in un rospo, in un girino, come dice la dura vita di un girino. Ecco qua, prendere e mangiare mosche come se non ci fosse un domani, infatti evitando di essere a nostra volta mangiati. Questa è l'evoluzione
predatore mangia preda, ma ecco qua, qua è stato quasi inevitabile, altrimenti abbiamo un po' da mangiare anche i pesci, altrimenti si estinguevano anche loro, ma il nostro obiettivo è prendere le mosche, mangiare le mosche per garantirci la nostra sopravvivenza. Il gioco si può giocare quasi anche a livello, quasi anche a livello massimo, perché è molto vario, molto gradevole. Tre mosche, la rana si è evoluta e passiamo al prossimo stadio evolutivo. Qual è? La talpa. La dura vita della talpa. Quanto duravo queste varianti nei giochi? Giochi che duravano in realtà poco, non è che avevano, non si poteva neanche longevità o qua, bisognava nei giochi Commodore, nei giochi degli anni 80 soprattutto, l'obiettivo era durare al massimo, fare il massimo punteggio possibile. Qua noi siamo inseguiti da dei serpentacci che vogliono ucciderci. Io ho già consumato tutte le mie trappole per i serpenti, dobbiamo adesso stare attenti a non farci mangiare e a nostra volta andare a recuperare i pezzi di mangiare qualcosa per poter progredire nel prossimo livello. Una volta che ci siamo aperti un po' di strada, un po' di labirinto, anche i serpenti andranno in tilt, si perderanno e sarà anche per loro più difficile andare a beccarci. Me ne manca uno di coso lì da andare a prendere e anche la talpa ha avuto successo. L'evoluzione prosegue, l'evoluzione prosegue. Questa volta siamo un castoro che dobbiamo costruirci la nostra diga, ma per fare ciò non bisogna fare quello che ho fatto appena adesso, bisogna evitare i coccodrilli, andare a per recuperare dalla parte opposta dello schermo i ramoscelli, tornare indietro, posizionare i ramoscelli per formare una diga, la tana per il nostro castoro, per poter proseguire, per poter garantire una felice evoluzione anche al nostro povero scoiattolo. Ecco qua, come vedete, io dopo ho ancora la mano dopo così tanti anni, anche se devo ammettere che ogni tanto lo riprendo per le mani. Ecco qua, diga costruita, castoro a posto. Andiamo oltre, che il castoro ha avuto successo. Bellissimo, non mi stancherò mai di ripeterlo. Nuovo livello, livello del gorilla. Ora siamo, l'evoluzione ci ha portato ormai, noi dobbiamo, per garantirci la sopravvivenza, mattare le scimmiette che vogliono rubarci il nostro mangiare, le nostre cattive scimmiette. Le scimmiette verranno estinte, ma noi non ce ne frega, perché lo scopo è questo livello avanzato, ma uno dei livelli più facili del gioco, perché difficilmente scapperanno le scimmiette. Poi umano, ecco qua, siamo nella completa fase evolutiva, siamo nello spazio. L'uomo deve sopravvivere agli attacchi alieni. Gli alieni sono sempre presenti, gli alieni non mancano mai, per poter garantire la propria sopravvivenza, la sopravvivenza della specie. Questo livello è un po' più complicato, ma anche no. I nemici sono abbastanza lenti, prevedibili. Come vedete, gli alieni non hanno scampo. Infatti ho vinto anche una vita. E vediamo il finale bellissimo, con morale, che vi dicevo all'inizio, cosa che ho apprezzato tantissimo. Ecco cosa ci porterà, speriamo di no, una troppa evoluzione e la troppa stupidità umana, alla nostra autodistruzione. Questa è la morale del gioco, questo che voleva dire il gioco. Spero che il gioco vi sia piaciuto, provatelo assolutamente. Per me è stato un piacere, è un piacere come sempre, vi saluto
e alla prossima. Ciao.